Uno dei sistemi che dovevo testare, vi dovevo portare in video, è quello della guida. Quindi vi porterò e vi farò vedere le quattro prove che ho fatto, che sono auto in città, moto in città, auto fuori strada e moto fuori strada, e vi porterò le mie sensazioni. Ovviamente il video che vedrete è scollegato dalla mia voce, quindi io parlerò e nel frattempo voi vedrete quello che faccio. Semplicemente vi darò delle mie sensazioni. Questo per non portarvi un video di 15 minuti, ma di 4-5, giusto per farvi capire le sensazioni che ho provato, ma soprattutto quello che ho visto di buono e di cattivo in questa patch. Quindi partiamo subito. Prima però di partire, mi dimentico sempre, iscrivetevi al canale perché chiaramente queste prove non le faccio solo per me, ma le faccio per tutti voi, per tutti coloro che magari non hanno ancora installato la patch, che vogliono riscaricare il gioco, o per tutti coloro che non hanno sbattimento di fare queste prove e quindi magari si chiedono realmente se questa patch ha funzionato o meno nelle varie situazioni. Iniziamo con ovviamente l'auto che vedete, che è una delle peggiori da guidare perché praticamente è un tir. Ok, velocissimo tra le altre, ma devo dire che andando ad impostare e andando a giocare un pochino con i tre parametri che ci sono stati dati da CD Projekt in questo caso, l'auto diventa molto meno scivolosa. Io definisco scivolosa perché attualmente le auto in questo caso hanno sempre avuto questo problema dello scivolare. Quindi se facevi una curva scivolavi. Era come stare guidare sul bagnato con il sapone, impossibile da tenere qualsiasi auto. In questo caso, andando a giocare su quei tre parametri, l'auto, almeno in città che voi state guardando, è un pochino più guidabile. O meglio, un pochino, in realtà è molto più guidabile. Tenete conto che io uso mouse e tastiera, quindi la sensazione che ho nella guida è sempre comunque pessima. Cioè, rimane comunque il fatto che sto usando un mezzo che è la tastiera per accelerare, frenare, girare, una cosa che non è fatta per la tastiera. Quindi, comunque, considerate sempre questo. C'è da dire che comunque il sistema, almeno in città, per le auto da città è migliorato. Le auto sono molto più guidabili, chiaramente andando a frenare prima di una curva o comunque lasciando l'acceleratore durante la curva e riprendendolo quasi alla fine, quindi avendo il tempo morto durante la curva, si riesce decisamente a curvare, si riesce decisamente ad andare dritto, a schivare gli ostacoli, eccetera, eccetera. Chiaramente se usate il pad o direttamente un volante, la questione migliora drasticamente. In questo caso, comunque, il miglioramento che c'è stato utilizzando mouse e tastiera, devo dire che c'è e rimane, quindi direi che in questo caso l'80% per l'auto da città è ok. Passando invece alla moto, che io uso sempre solo le moto in città, ve lo dico subito, in realtà uso le moto più o meno ovunque, ok? Anche nella vita reale. Devo dire che la moto in città è migliorata al 50%. Sicuramente, come vedete, lo slalom tra le macchine adesso si riesce a fare senza che la moto si autogiri in 360, ci si vada a schiantare malamente. Si riescono anche a fare le curve se si molla l'acceleratore. Attenzione, se si molla l'acceleratore o si frena stando con la moto dritta, quindi senza toccare destra, senza cercare di girare a destra a sinistra, con la moto dritta per poi mollare il freno e fare la curva. In questo caso la moto si comporta decentemente. Il problema però qua si pone quando si vuole frenare, come si fa con l'auto, e nel frattempo cercare di sterzare, quindi avere la frenata. In questo caso io lo definisco in piega da motociclista, ma la frenata prima della piega, quindi mollare il freno in realtà durante la curva e poi andare via. In questo caso appena si tocca veramente la possibilità di andare a destra a sinistra con il freno in mano, è finita. La moto si gira su se stessa e non si va più da nessuna parte. Quindi in questo caso il sistema è migliorato anche andando a ritoccare i vari parametri. Ma no, al 50% è migliorato. Di sicuro non quanto l'auto. Devo dire che l'auto ha avuto un bel balzo di guidabilità. La moto un piccolo passettino, ma proprio più piccolino. Quindi diciamo 50-50. Mettiamola così, 50-50. Poteva essere fatto meglio. Invece, provando l'auto da fuoristrada, quindi io ho usato la Type 66, devo dire che quelle cose sono cambiate drasticamente. Spiego meglio. E tutti l'avrete fatto, durante le quest si usano le auto da fuoristrada, c'è anche una corsa fuoristrada ed è inguidabile. Cioè, se in città era inguidabile, fuoristrada era osceno.
In pratica neanche dritto si riusciva ad andare perché la macchina era ingestibile in qualsiasi caso. Era come andare con una macchina con le ruote sgonfie sul bagnato con la saponetta ciechi mentre uno ti tira i pugni. Cioè, veramente, perché? Perché? Qual era la motivazione? Qua sembra un'altra cosa. Cioè, come vedete, riesco a guidare, a fare i salti, a sterzare, a non uscire letteralmente da dove sto andando. In realtà siamo in forestale, siamo già usciti, ma è guidabile, cioè è controllabile l'auto. È chiaro che siamo in fuoristrada e quindi la derapata, la scodata ci sta, ma è controllabile anche quella, per assurdo è controllabile anche quella. Quindi in questo caso direi che l'auto fuoristrada è al 100% guidabile e devo dire che mi sono divertito a provarla. Ho provato svariate cose, qui ovviamente la vedete ridotta, ma ho veramente, considerate che il video che ho registrato è di circa 10-15 minuti per ogni auto e ogni moto, e ho fatto gli spezzoni perché sennò non ve la cavavate più. Quindi, ok, in questo caso i tre parametri da cambiare e le auto fuoristrada sono guidabilissime. Perfette. Ultimo, ma non ultimo, parliamo delle moto. Moto fuoristrada. Ora, anche in questo caso, a confronto della moto in città, la moto fuoristrada è iperguidabile. Non riesco a schivare i cactus. Cioè, prima andavi dritto, prendevi qualsiasi cosa. Non potevi schivare assolutamente niente di niente. Sembrava il gioco del birillo. Pigliare qualsiasi cosa era bello fuori strada con la moto. Ti ribaltavi, facevi i mega saltoni, tanto ti schiantavi, andavi avanti, chi se ne frega. In questo caso devo dire che, porca puttana, la moto è guidabile al 100%, anche in questo caso la derapata è guidabile perfino utilizzando il freno in curva. Cioè, se io freno e provo a iniziare a fare la curva, la moto non si gira in 360, ma si riesce a mantenere in traiettoria, anzi ci mantiene in traiettoria. What the fuck? Quindi, ok. Quindi, per quanto riguarda le auto, sia in città che fuori strada, miglioramento c'è stato. In città, diciamo all'80% il miglioramento, quindi su 100% è un 80% di miglioramento, quindi è diventata guidabile, è diventata giocabile. Nel fuori strada, io azzarderei quasi un 100% di guidabilità. Bella, bel lavoro, perfetto. Ricordatevi sempre che dovrete sempre andare a ritoccare i parametri ogni volta che cambierete auto. Io ve lo dico per giustizia perché l'ho dovuto fare, quindi questa cosa è innegabile. Si chiama l'auto ESC, impostazioni, parametro e via. E per quanto riguarda invece le moto, qui moto in città, no. 50% migliorata, ma direi che no, non ci siamo. Fuori strada, tantissima roba, cioè non pensavo, tantissima roba. Quindi, che dire, ci siamo, almeno in questo ci siamo. Bene, direi che il video si conclude qua. Ho cercato di farlo il più corto possibile. Ripeto, io uso mouse e tastiera, io gioco da PC, non da PS4, non da PS5, non ho nessuna console, ma soprattutto quello che mi riguarda è gioco da tastiera. E quello che state guardando è soltanto un estratto di almeno 15 minuti di guida con una determinata auto in un determinato posto. Quindi ho proprio testato tutti e quattro i sistemi, quindi le due auto e le due moto, fuoristrada e città, proprio per portarvi la mia sensazione dal prima ad adesso. Per me direi che questo cambiamento è stato fatto bene. Poteva essere fatto, secondo me, meglio, sì, ma sicuramente è fatto bene. La direzione è quella giusta, ci vuole qualche altro ritocco e per quanto riguarda la questione guidabilità, possiamo metterci la pietra sopra e siamo a posto così. Quindi, con questo è tutto, noi ci rivediamo con il video sulla polizia e GG a tutti quanti.